palla staccata, la chiude Laura Herman, finisce qua. Monza va alle Final Four di Coppa Italia. Giavoro non can ricevere, Orduna va da Lanza, ha tutto braccio, la chiude lui, Filippo Lanza, e adesso lo spettacolo può proseguire ai playoff. Sì, abbiamo fatto una bella stagione, soprattutto una stagione che ha confermato gli obiettivi che ci eravamo dati quando abbiamo costruito le squadre. Devo dire anche per i maschi qualcosa di più. Quindi tutte e due le squadre sono andate bene. È stata una stagione interessante in cui abbiamo introdotto anche alcuni modo di lavorare un pochettino più innovativo, come l'allenatore del servizio per tutte e due le squadre. E sono soddisfatta. Sì, ma insomma, ecco, vorrei capire cosa deve fare di più un allenatore per meritarsi il posto di quello che ha fatto Eccheli. Nonostante, diciamo, un po' appunto tutta una serie di commenti anche particolari quando ho deciso di dare la squadra a Massimo, penso che il tecnico abbia ampiamente dimostrato il suo valore, quindi assolutamente felice di aver rinnovato il contratto. E ovviamente Massimo è una persona intelligente e stiamo già lavorando sulla prossima stagione, perché iniziare una stagione come allenatore è un pochino diverso che arrivare durante in corsa, diciamo così, e quindi però con le persone intelligenti si può fare tutto. Anche Marco ha avuto veramente motivo di rinnovare la fiducia, è un allenatore appassionatissimo che naturalmente primo anno al consorzio, per cui questo è un bel posto, ma non è un posto facilissimo, però è stato davvero bravo, anche lui ha raggiunto gli obiettivi che gli avevamo dato, e la squadra è stata una squadra ordinata, e diciamo che il suo valore si è visto poi alla fine anche un po' sul finale della stagione, quando lui è mancato, quanto fosse importante per il gioco di questa squadra, ma anche per come secondo me le ragazze si sentivano. Quindi ha fatto bene, anche con lui stiamo già pensando all'anno prossimo. La partita con Vibo, vinta qui in casa, che ha sancito il nostro quarto posto. Beh, io purtroppo per motivi familiari non ho potuto andare alla partita in Turchia, ma è proprio stata la vittoria quando un po' è caduta l'ultima palla del secondo set che abbiamo vinto, perché è stato anche un turbinio di ricordi dell'altra coppa quando c'era Miguel, insomma, lì è stato davvero emozionante, e anche insomma, si ha immediatamente la percezione di dell'importanza di vincere una Coppa Europea. È ovvio che questa è la CEV, non è la Champions, però piano piano. All sunshine, coming down.